Fedeleri, ti possiamo definire tutto campista dell'Atletico Catania. Hai finito da terzino, hai giocato da interno, per tratti sei stato trequartista. Che partita è stata oggi? Una partita abbastanza difficile, vista anche le condizioni del terreno, soprattutto non allenarsi per 5 giorni, visto che domenica la partita è stata rinviata, quindi un po' sulle gambe si è sentito, però i compagni e tutta la squadra abbiamo dimostrato di esserci, di essere uniti e di dare tutto. L'esempio, appunto, come hai detto tu, giocando da terzino gli ultimi 10 minuti vuol dire che tutti siamo a disposizione del mister e ci impegniamo per un unico risultato. Senti, il mese di febbraio tra scontri diretti e partite, diciamo, da recuperare è un mese abbastanza intenso, no? È quello che dirà sostanzialmente quello che sarà poi l'esito della stagione, secondo te o no? In parte sì, però il campionato è lungo, i risultati dell'andata appunto hanno fatto vedere appunto questo, però ora ci sono 3 partite importanti, Mascalucia, Paternò e Ragusa, che diranno appunto qual è il nostro cammino. Speriamo che il cammino è quello che tutti abbiamo prefissato all'inizio. L'abbiamo visto imbrogare un po' per il campo, no? È forse l'unico neo di questa stagione ottima della nostra squadra. Diciamo di sì, anche se non è un alibi ovviamente, però il campo influisce molto sul fatto del gioco, perché ovviamente giocare la palla è abbastanza difficile, quindi bisogna già calcolare prima il tempo di gioco e sapere già in anticipo la giocata.